Barbara non è solo un nome. Oggi ricordiamo Barbara, amica e collega, professionista ammazzata. L'SBTC era il reparto che lei stessa aveva contribuito a far nascere, quindi è giusto che sia il suo reparto. Ma è il reparto che porta il suo nome per ricordare a tutti che si deve fare di più, per far lavorare i sanitari e gli psichiatri in serenità. Vorrei rammentare come Barbara, dentro e fuori dal reparto, da vicino o da lontano, direi oltre il mestiere, avesse una passione vera, profonda, intima e fortissima per la buona psichiatria. La sua speranza era quella di ricevere aiuto dall'istituzione per ridare autorevolezza ad un lavoro a cui, come ad altri, è stata tolta. E quindi questa targa oggi non deve essere solo un nome, è il ricordo per noi, la conoscenza per i giovani colleghi e deve essere un monito per tutti noi. Termino con l'augurio che in questo reparto, in tutto il servizio nostro della psichiatria territoriale, si continui il lavoro fin qui compiuto da Barbara. Non vorrei solo ricordarla, ma anche ringraziarla. È stata una compagna di viaggio straordinaria, un'amica, una collega, una donna eccezionale, una professionista unica, appassionata del lavoro, dedita assolutamente alla famiglia, al lavoro, ai colleghi. Io posso solo ringraziarla, anche se il tempo che ci è stato concesso e che mi è stato concesso è stato veramente troppo poco. Grazie, comunque sì. Io ritengo che quello che stamani facciamo con semplicità ma con un'efficacia unica sia qualcosa di molto importante, perché non c'è cosa più importante per lasciare il segno che poter ricordare e stimolare il ricordo di quello che una persona ha fatto nella propria vita. E spesso la toponomastica, a distanza di anni, di decenni, di secoli, ci stimola a conoscere e a sapere. E è giusto e profondo che quello che Barbara Capovani è stata, ha fatto, debba essere sempre stimolante nel conoscerlo, nel vivere la dimensione umana e professionale di questa donna straordinaria. E devo dirvi che avendo l'eco per la vicenda che è stata, io mi sono trovato a vivere delle testimonianze, delle emozioni, delle rappresentazioni di quello che era, di quello che ha fatto, che davvero ne costituiscono, ne rendono un simbolo autentico della buona sanità, della sanità pubblica, della sanità che in qualche modo a servizio della gente riesce a dare il senso universalistico di quanto quell'articolo 32 della Costituzione, che rappresenta come la Repubblica vuole una sanità pubblica che sia diritto fondamentale di ogni cittadino nella sua delicatissima attività professionale, portava avanti ogni giorno Barbara Capovani. Io ritengo che in qualche modo oggi che noi sentiamo anche talvolta mettere in discussione questo concetto, il fatto di una donna che aveva avuto anche gli stimoli e le occasioni per poi lasciare questo luogo, dedicarsi a un'attività professionale privata magari molto più remunerata, per la stima e il carisma che lei riusciva a rappresentare, eppure era qui con la sua bicicletta nel luogo di lavoro a cui dedicava 24 ore su 24, stimolando emozioni, sensazioni e carisma che portavano tante altre persone a viverla come esempio e quindi svolgere quella funzione, punto di riferimento per ciascuno di noi. Leggere il suo nome e cognome è per tutti noi un'emozione e un monito. E devo dire che alla sua famiglia, ai suoi colleghi, a coloro che l'hanno vissuta e conosciuta in un ruolo professionale di grandissimo significato, porta a evidenza quello che oggi è il ruolo di chi la psichiatria la vive professionalmente. Dopo la legge Basaglia è indubbio che vi è stata una trasformazione del concetto del malato che porta poi a dei rischi professionali altissimi.
E tutto questo l'abbiamo visto proiettato nella vicenda che ha riguardato Barbara. Grazie a tutti voi per essere qui e per noi che siamo chiamati alle responsabilità della sanità pubblica in Toscana, Barbara Capodomani sarà sempre un riferimento nel guardare ogni giorno a cercare di fare e rendere al meglio nell'interesse dei cittadini il nostro lavoro. Alla famiglia il pensiero di chi non ha più una donna così straordinaria accanto, l'affetto e il sentimento più profondo perché possano sentire che lei non voleva essere un eroe, voleva essere una donna normale, ma ha saputo ispirare quei sentimenti che fanno di una persona e della sua vita un esempio davvero fondamentale e profondo nell'agire di ciascuno di noi. Grazie. Questa targa è un gesto simbolico che tutti noi penso dobbiamo alla dottoressa Capovani. Questo era la sua casa, il suo reparto, dove lei ha sempre portato entusiasmo, energia, ha portato il suo mondo qui, sicuramente un mondo più colorato di quello che noi siamo abituati a vedere tutti i giorni. Lo ha portato con tante iniziative, ad esempio con la pet therapy, ha avvicinato il suo mondo, il suo amore per gli animali, il suo mondo ai pazienti, facendoli avvicinare al mondo degli animali, alle emozioni che possono suscitare, soprattutto quando soffre di determinate patologie. Questa era lei. Non voglio aggiungere molte parole, se non il ricordo della notte del 21 aprile all'ospedale di Cesanello, e non lo dimenticherò mai quel giorno. Noi come azienda lavoriamo molto per contrastare le aggressioni ai dipendenti. Vi dico però che i numeri sono preoccupanti, soltanto nel 2023, l'anno non è ancora finito, abbiamo avuto 480 segnalazioni di aggressioni, di cui un terzo fisiche. Lavoriamo col comando dei NAS, facciamo molte azioni, tra cui il rafforzamento delle videocamere, il rafforzamento delle guardie giurate, le protezioni pulsanti antiaggressioni, insomma tante cose, però credo che queste azioni importanti e necessarie non siano sufficienti su un fenomeno che veramente ha un'espansione preoccupante in molti settori, non solo quello sanitario, e che quindi il gran lavoro debba essere